Finalmente è stato formalizzato il provvedimento con cui si dà avvio al procedimento di individuazione della sede della SNA, la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, che avrà appunto una sua filiale qui all'Aquila, e all'Aquila verranno formati personale della Pubblica Amministrazione, e non soltanto, stiamo lavorando anche con la Regione per individuare dei progetti che riguardano appunto competenze di carattere regionale. È un grande risultato perché si arricchisce la città di un ulteriore centro di formazione dopo la Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco, la sede del Servizio Civile Universale, il Villaggio della Gioventù, appunto anche la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Arriveranno docenti e allievi, chiamiamoli così, da tutte le parti d'Italia, e questo è un altro pezzo della strategia che abbiamo descritto nella Carta dell'Aquila e che nel campo della cultura ha già portato al conferimento del titolo di Capitale Italiana per il 2026.